Marchionne avrà modo di tornare sull'interregionale di Firenze ad un mese di distanza. Infatti, come era sua consuetudine, già dichiaratamente espressa in occasione delle precedenti biennali, conduceva delle ripetute visite alle sedi espositive, anche a distanza di settimana, affinché il giudizio si sedimentasse ed acquisisse una maggior stabilità. Nei primi giorni di giugno la sua impressione generale non risultava affatto mutata. In quanto di nuove rivelazioni non vi era traccia. Gli unici nomi che si distinguevano in questa sua nuova panoramica erano artisti ormai consolidati. Fieroni per il mirabile equilibrio tra padronanza tecnica ed epos, nelle cui composizioni cercato e raggiunto il monumentale, il grandioso, in forme schematiche, in sintesi plastiche in cui la forza dello stile appare un'invenzione. Arturo Martini, che come nella biennale dell'anno precedente, rappresentava un autentico riscatto per la scultura italiana. Ci ha liberato dagli ultimi residui di una scultura pettegola, scusate, mediocre, accademica, ferma al particolare, senza aria e respiro. Le opere di Martini sono ispirate dalla vita. Hanno una calda e cordiale umanità che ci avvince e ci fa maledire tutta la gelida astrazione libresca. Scusate. L'ultimo articolo su cui ci soffermiamo per l'annata 33, scusate, a suo modo, rappresentava per Marchiori una svolta, o potremmo dire un congedo da quella che era stata una ferma certezza maturata negli anni precedenti. Il suo intervento, infatti, si soffermava con un approccio inaspettato sulla recente edizione annuale dell'Esposizione Veneziana di Cappesa. Sapeva bene quanto ci fosse radicata in lui la convinzione, fin dagli anni dei suoi primi contatti con questo ambiente, dell'alto apporto innovatore che esso aveva dato alla scena artistica italiana, in quel calibrato equilibrio tra apertura modernizzatrice e radicamento territoriale, in apertura veniva posto un vero e proprio amletico caso di coscienza. Dire o non dire, dover confessare che molte nostre osservazioni su altrettanti pittori, cui avevamo dato un credito superiore alle loro forze, e alla loro onestà andrebbero alquanto modificate. Dover confessare che non firmeremo più le cambiali che l'anno scorso abbiamo firmato per quei giovani che ci ispiravano qualche fiducia, impresa dura, la contrizione in pubblico. Ma val meglio parlare chiaro piuttosto che tacere mantenendo l'equivoco, che forse volevano dire non firmeremo più le cambiali in bianco. La strisciante sensazione che cominciava a farsi largo in lui era che i traguardi raggiunti dalla scuola veneta nel secondo e terzo decennio del Novecento iniziassero a costituire un freno a proseguire nell'incessante cammino di ricerca, inducendo i più giovani ad ammainare le vele nel tranquillo porto dell'arte veneta, tra mare e lagune, immersi nella contemplazione del paesaggio sublime, dimentichi del valore del tempo, e trasformando lo stesso vedutismo in un crocchio di pittura di maniera.
come lo era stato il quadro di Cenere in stile attarettito nell'Ottocento. Cioè non firmeremo più gli assegni in bianco. Una scarsa disposizione all'impegno, sofferta e l'audacia, che allontaneranno progressivamente Marchiori anche dal dare notizia di questi appuntamenti espositivi. Sul Corriere Padano non figureranno più articoli dedicati alle mostre capisarine, un'anticipazione di quelle revisioni critiche e radicali che lo attenderanno di lì a poco più di un anno. Tra disaffezione alla biennale, interesse per il collezionismo privato. Scorrendo gli articoli di Marchiori dei primi mesi del 34, colpiscono due ampi interventi destinati a recensioni librarie e pubblicati a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro. Il primo sul volume Pittura italiana contemporanea di Vincenzo Costantini. Il secondo sull'incisione italiana contemporanea di Lamberto Vitali. Si trattava di un compendio storico-artistici focalizzati sull'arco temporale che dalla fine dell'Ottocento conduceva alla contemporaneità. Ed erano entrambi editi dalla Oepli. Una nota non marginale quest'ultima, considerate l'attenzione e l'apprezzamento con cui Marchiori aveva dato a prova di seguire le uscite di questo editore e i contatti già stabilmente avviati con colui, scusate, che ne guidava le sorti, Giovanni Schweiler. Un rapporto che era iniziato. Un paio di anni prima, nel pieno dell'attività editoriale di Marchiori, quando le monografie dedicate a Semeghini e De Pisis avevano destato l'attenzione del critico milanese, tanto da indurlo a metterle in vendita nella sua libreria, rassicurando che non si sarebbe posto alcun problema di concorrenza. Con la propria pubblicazione di poco precedente sul pittore ferrarese, Marchiori non aveva esitato ad inviare il proprio almanacco del Polesine, ricevendone convinta approvazione dall'altro canto, scusate, Schuller non mancava di spedire regolarmente le novità delle collane dedicate all'arte italiana e straniera. Omaggi che non lasciarono indifferente Marchiori, che in più occasioni, come abbiamo visto nel caso di Matisse sulle pagine dell'arte di Picasso sul Corriere Padano, prenderà spunto da queste monografie per partecipare al dibattito sugli artisti che maggiormente lo interessavano. Una lettera del loro carteggio ci conduce alla primavera del 34, ma precisamente al periodo intermedio tra una recensione e l'altra. In essa Schuller comunicava di aver appena provveduto ad inviare il volume di Vitali e al contempo, concordava con il giudizio negativo da poco uscito di Marchiori sul libro di Costantini, riconoscendo che da uomo onesto quella non poteva fare diversamente e confessando che lui stesso inizialmente non era stato affatto convinto dell'opportunità di pubblicarlo. Siamo a pagina 107.